proprie caratteristiche, perché mi piacciono altri tipi di attaccanti. Il Peter Crouch italiano. Vivio, posso farti la domanda? Poi lo salutiamo, eh? Vai Paolo. Vivio, no, l'ultima, perché magari l'hai già detto. Mi dici che pensi di Dia? Ma Dia mi piace, l'avevo già detto alla Salernitana. Però è un po' anarchico quando sta in campo. Cioè, infatti, la maniera di giocare che ha adesso la Lazio, secondo me, a lui lo aiuta. Però a me generalmente, Paolo, mi piacciono gli attaccanti che sanno giocare a pallone, non sono tantissimi, quelli che sanno scambiare, sanno fare 1-2, che sanno venire dentro, corto, che sanno rifinire. Non sono tanti, perché l'attaccante di solito non è così. Per quello mi piace tanto Lautaro, che non è Benzema, però sa fare tante cose, capito? Perché spesso ti fa giocare meglio la squadra, mentre alcuni giocatori sono dei finalizzatori. Dia a giocare come gioca la Lazio, tutto a ritmo altissimo, va benissimo. C'hanno i due davanti che corrono per 10, possono giocare anche con 4 attaccanti con Castellanos e Dia. E lo fanno, infatti, Zaccagni. Ma è normale, perché quelli davanti tu non li consideri, cioè non è che attaccante, con tutto rispetto, Dybala e Castellanos non fanno lo stesso lavoro senza la palla. Cioè, cambia tanto nella squadra. Vivio, ciao, grazie per essere stato con noi. Grazie. Guarda Camelio, ringraziami che ti ho fatto un assist per insultare Dybala. Ma vuoi fare due parole? È la verità. Juve-Napoli e derby impossibili. Io? Sì. Allora, Milan-Inter o Inter-Milan? Inter-Milan. Inter-Milan 2-0. Juve-Napoli 1-0. Mamma mia. Segnati, eh? Mamma mia. Segnati. Dura, ciao Vivio. Ciao Vivio. Ciao. Ciao. Ciao, allora, abbiamo recuperato Paolo intanto che c'è. Aspetta. Camillo stava facendo una roba. Voglio Paolo che insulta Enrico, così questo. No, vabbè, pure ieri faceva così. Purtroppo ragazzi, stando in macchina quando ti chiamano qua in delirio. Ma che? Sì. Pure oggi. No. Aglio, peperoncino, mantecata con il pecorino e gamberi. Ma aspetta, puoi essere sincero per una volta? Chi viene? Una donna o un uomo? Dimmi almeno questo. Secondo me viene l'uomo, quello che era passato una volta dietro la diretta nudo. Dietro da me. Mi dici chi viene? Se ve la ricordate questa cosa. Se una volta puoi non dire una bugia. Paolo, tu questa cosa la sai. Una volta stavamo in diretta. Dietro Camelio passa un uomo nudo. Sì, in diretta era Faina. Mi dici, dai, serio, uomo o donna, un amico o un'amica? Ma quando cucino così, dai, spritz, qualità. Comunque, Trobbiani dice che hai copriato la ricetta, eh? È vero? Chi? Trobbiani. A chi? Hai copiato la ricetta di Giorgio, questa? No, questa è roba. Io sono vado pazzo per la yo-yo, quindi. Poi faccio delle patate al forno. Sì, ma gamberi surgelati. Gamberi surgelati? No, ma che schema, ragazzi. Sembravano surgelati, Paolo dice surgelati. Sembravano non erano gamberi. Cioè, si è vista pure la scatola. Non c'ho le scatole. Non c'ho le scatole, no, gamberi è andato a prenderli. Queste sono quella tortilla? Tortilla. Del laboratorio, tortilla del laboratorio, questo si può bufala. Dire. Intanto, comunque, io ringrazio il cielo. Parlare di calcio e soprattutto fare un think tank, visto che siamo in tanti, sul Milan, che si va a affrontare un derby con un allenatore che ha già le valigie pronte, vi sembra una situazione normale? Ma dopo poi quattro partite? Il Milan ha 5, io non ho mai visto un Milan-Inter con una delle due sfavorite e quotata a 5, cioè è una cosa imbarazzante. Cioè, non è scarpa, veramente... cioè, guardi la rosa è buona. Carlo, te la ricordi te un Lazio-Roma, Roma-Lazio così? Io sinceramente sì. Noi siamo stati drammatici a volte. Vabbè, io mi ricordo era i primi anni dello Tito quando stavo a mano a Dio. No, l'ultima partita di Pioli. L'ultima partita di Pioli, la difesa della Lazio è Patrick a destra, al centro Bisevac. Infatti lei sono nato. Però era l'altro e Brafeit a sinistra. Il Milan quest'anno parte con altre aspettative, un Milan a 5 in un derby, parliamo di una follia. Cioè allucinante, ragazzi, una quota così. No, non per parlare di quote. Vi faccio notare capire un'altra cosa. Gli allenatori che adesso sono più in orbita Milan per il post Fonseca, Allegri, Tudor, Sarri, Terzic,
vi faccio notare una cosa, erano tutti liberi quest'estate. Cioè, potevano essere presi quest'estate questi. Tuchel. Ricca, posso, su Sarri, mo Enrico forse qua mi dà ragione, Sarri prima che arriva, che ti sistema la squadra, fa capire come si gioca i movimenti, cioè il Milan non gliela fa rientrare. Sarri è uno e quindi vuol dire che non è elastico, quindi Paolo? No, ci vuole tempo per il gioco di Sarri. Cioè, non... Vabbè, ma è una cazzata però, perché per lui Sarri è l'allenatore perfetto per questo Milan, perfetto, sì, perfetto. Ricca. Ma diceva, perché non l'hanno preso in estate? Perché non l'hanno preso in estate? Era adesso, il Milan perché se veste male? Ma va. Ma non sto scherzando. Ragazzi, ma essere matti, io. Beh, allora è una dirigenza di incompetenti. Riccardo, non lo conosci, Sarri, non te ricordi. Prima di elaborare tutti gli schemi, ci vuole un po'. E il Milan non ha tempo da perdere se va via Fonseca. Che vedevo di se più a Sarri, quest'anno sarà un anno faticoso e poi il prossimo anno magari vince lo scudetto. Chi è quello perfetto? Per Matteo è Allegri, lo sappiamo. No, dico, a meno che Sarri si arrende come ha fatto la Juve, che poi... Ma io non penso che si voglia arrendere. Ecco, la Juve così ha fatto, eh? Sì, infatti. Con la Juve aveva la squadra più forte del campionato. Vai ad allenare il Milan. Si è reso perché le cose dare qualcosa di più per competere. La squadra pure Matteo. Se non era per il Covid vinceva Lazio, fake news. No, non lo so se lo vince, però non avrebbe mai vinto l'Lazio, però. Sì, però se non cambia il regolamento e mettono 5 cambi e non cambia tutto quanto. Lo vince Inzaghi. Ma va. Forse, ma come no? Mai nella vita. Ma va. Anche mai secondo me non è quello la differenza. Guarda che Sarri è stato imbarazzante la Juve, c'aveva Dybala, no, ragazzi, Matteo, però è un errore della società quello, non di Sarri. Ma c'aveva Dybala e Ronaldo, ma che mestere, ma è Morata, oh, ma la società non lo appoggiava, perché l'ha vinto senza crederci, dai. Quindi che deve, ci mancherebbe altro che ne ha vinto. Allora perché gli rompi le palle adesso, scusa, ci mancherebbe altro, non sto dicendo che abbia fatto un miracolo, ma l'ha vinto. Ma l'ha vinto, quindi che ma cosa hai mai visto che uno si comincia come, ma come, ma che roba che schifo è. Ma che c'entra il vestito? Lione, tu dici una cosa, poi passi sul vestito. Che c'entra? Il vestito, ma poi che ti racconto che fumavano gli spogliatoi, sputava. Ma di che state a parlare? Ma che cosa, ragazzi? C'entra sul risultato? Ma stavi parlando del risultato. Enrico, guarda che Juric non è troppo diverso, con la tuta, sputa, fa. Cioè, almeno dire meno buttate, No, è vero, però c'è una cosa meglio, che gli vuoi dare la squadra in corsa, perché è un allenatore intelligente, quell'altro è decoccio, Sarri è decoccio. Guarda, adesso difende Juric anche sullo stile, Enrico, però veramente. Tu fai parafulmine totale, voglio sentire Andre. No, ma Sarri secondo me ci metterebbe un mese, ma poi la farebbe rifiorire, perché ha anche la rosa adatta, quindi meglio perdere un mese e poi dovrebbero fare un gigantesco mea culpa, perché non l'ha perso Fonseca, non l'ha perso Sarri un mese, ma ha perso Ibrahimovic, il capo, il leone con i gattini, ha fatto perdere altri 3 mesi alla società con tutte quelle chiacchiere, perché a Firenze si dice che è un chiacchierone uno che fa tutti quei discorsi. Io lo trovo, quei discorsi poi con me in diretta non si sono mai... Sai quando dimostra da dirigente Ibra di avere le palle? Se tiene Fonseca, decide lui, è il capo lui, lavorano tutti per lui, eventualmente ha sbagliato, ma lui ci crede a Fonseca, visto che l'ha scelto lui, lo tiene. Pure se perde lo stesso Ibrahimovic che chiama gli altri allenatori, cioè lo stesso Ibrahimovic che sta chiamando però, gli altri allenatori. Però ti sto dicendo, gattini, leoni, va a cadere proprio ogni tipo di ragionamento per quello che stiamo invece vedendo. Se sbagli la scelta, ma ci credi? Io ho fatto il paragone ieri, e poi non è perfetto con l'Atalanta, Gasperini che perde le prime 5, ma lo tiene perché ci crede. Però se tu fai il fenomeno così a parole, a Sky, prima della partita, e pensi di aver fatto la scelta giusta, lo tieni, altrimenti ti autocacci. Cioè, non è possibile che i dirigenti non paghino mai. Cioè, la Roma con De Rossi, il Milan con Fonseca, ma i soldi del contratto per tutte le stagioni che hanno firmato, chi li dà? Cioè, chi li paga? Il dirigente, quando paga? Quando paga? Guarda questo messaggio, perché se lui è il capo, voleva Conte, mi spiegate che Boban gli ha chiesto che mansioni hai. Comando io, sono il boss. Io comando, tutti lavorano per me, ma per favore. Scusa, il boss non può prendere Antonio Conte se lo vuole. Però posso dire una cosa riguardo Andrea? Io ieri io ti do ragione, però ieri ero a cena con una persona abbastanza influente, gliel'ho chiesto questa cosa, ma ho detto guarda che a parte Conte decide veramente,
decide, entra. Ma è questo nelle... il problema, Paolo. Aspetta, entra nelle riunioni tecniche, parla Fonseca, che stai zitto, adesso parlo io. Va, aspetta, decide chi fa il campo. Bella come cosa, grande. E ti dico bello. Pure che gira voce nell'ambiente che il Milan e Abramovic abbia proprio le quote del Milan, che sia veramente. Sì, le quote di Redbird. Quindi è intoccabile. Ma fa il direttore sportivo o tipo romanzo criminale in cui entra in gestione? Di che parliamo, Paolo? Che Ibra decida che abbia un peso specifico, pare sia vero, ma è importante anche. Non quindi a maggior ragione si prende tutte le responsabilità degli eventuali errori, no? Sì, ma più che altro... Che titoli ha Ibrahimovic per stare là? Come De Rossi buttato lì? Ma lascia perdere i titoli. Ma quello si può fare un dirigente? Come può fare il dirigente uno che non ha mai fatto questo? Ma lascia perdere questo. No, noi abbiamo detto che le quote far dirigente pure te. Sì, però i risultati poi quali sono? No, ma c'è una faccia meglio. Però scusami, sta Matteo, parlando con muto, torna sempre al curriculum, no, ma... e non si analizza mai. Io non ho parlato di curriculum, parole. Lui ha parlato, come ha detto perfetto Roscito, il romanzo criminale, e sulle azioni le ha sbagliate tutte e dà la colpa agli altri. L'avete visto l'abbraccio con Teo Hernandez sui social? Beh, male. Tra i però Matteo, ti posso dire una cosa? No, aspetta, però Matteo, non lo so, perché c'è qualcosa con Paolo, perché ogni volta o Bizzi o chiariamo questa situazione, te lo dico perché non si può fare. Ma mica ho contestato quello che ha detto. Ma la terza volta, 3 su 3. Io riporto una notizia, poi se sia vero o no. Ma infatti, un tecnico sta dicendo che non si crede. Non ci credo, ma non è vero. Cioè, se tutto questo è giusto, io comanda lui, decide lui, allora è responsabile di questa situazione, quindi anche lui deve assumersi le responsabilità, andare davanti ai microfoni e dire ho sbagliato, sono il boss, quindi mi prendo io la responsabilità, ho sbagliato, abbiamo scelto un allenatore non corretto, io ho dato il placet a questa decisione, si cambia, ci metto la faccia io, dateci tempo. Però qua è arrivato e ha fatto solamente io comando, sono il boss, i leoni, i gattini. Dopo la partita scomparso, il leone si era addormentato. Evidentemente. Addormentato il leone, i gattini. Un attimo a Camelio, però. Fammi rispondere. L'hanno richiamato Camelio. Richiamato, non so se era un gattino, un leone. No, ma io ho detto, cioè non è che dicevo che quello che ha detto Paolo non andava bene, ho detto semplicemente, non è che se sei un grande calciatore allora puoi fare l'allenatore, il dirigente, il presidente, l'amministratore delegato. Ma che titoli c'ha ha studiato per fare sta cosa qua Ibrahimovic? Come fa a questo? Ma che vuol dire? Vabbè, stiamo parlando di uno che comunque ha studiato, sì, come è stato un leader in campo e fuori per tantissimi anni. Stiamo parlando di uno dei calciatori più influenti degli ultimi anni. Matte, non è studio, Mancini diventa allenatore, non ha mai allenato, diventa Guardiola. Però infatti all'inizio ha fatto il direttore della Lazio attuale non ha nessuno storico, non vuol dire niente. Però devi fare un percorso, non è che da oggi al domani... Ma non tutti lo fanno. No, ma lui ha messo in dubbio la fonte tua, Paolo, che è diverso. Ma non è vero! Questo è comunque, io concordo, c'è sempre questo accenno di c'è sempre una polemica veemente di Fantozzi nei confronti di... È un anti. Andrea, non è escluso che domenica veniamo a Firenze, eh? Non è escluso. Attenzione! Venite, che aspettate? Poi non so. Io vengo, Paolo, eh? Sì, c'ho biglietti, mo vediamo se ce n'è uno pure per te. No, se no chiamo chi le dovere, non è che... Figurati, tutte le volte. Mai una volta che paga, Mai. Carlo? Vi metto il video dell'abbraccio, perché poi magari qualcuno l'ha visto in chat, magari anche voi non l'avete visto. Prendo dalla pagina Instagram di Controcalcio. Io vi saluto, perché sono eccolo nervoso del Matteo, che mi ha fatto incassa contro mia. Paolo. Aspetta, guarda che abbraccio caloroso. No, l'ho visto. Dopo vieni. Ma io dico una cosa, dopo vieni con me. Se Ibra era in campo quando Leao e Teo hanno fatto quella roba lì, come finiva? Ibra, tanto voglio la correzione di Andrea. Non credo che l'abbracciamo. Però è questo il problema. Se Ibrahimovic, perché ha fatto Taekwondo da ragazzino, deve spaccare la minchia a tutti perché picchia tutti,
e allora vado a fare, venga a fare calcio in costume, vado a fare pugilato, dirigere qualsiasi cosa o fare il compagno di una squadra di calcio, non vuol dire tocco il muro, ragazzi, è ridicolo. Come finiva? Finiva che lui deve accendere il cervello, che non è neanche un ragazzo stupido. Quando però è brutto, fai quell'hanno fatto brutto, ora dico, lui è il boss e abbraccia uno che ha fatto una roba del genere. Ma è ridicolo, non è bello, ma è ridicolo. Se sei il boss, quei ragazzi lì li non metti in riga, ma lui era in vacanza quando è successo questo. Sì. Cioè, già questo ti dimostra che probabilmente c'ha le vuote, perché un dipendente è un va in vacanza durante... Andrea me l'ha detto proprio, cioè, ma dopo ho detto è così. Anche perché, come dici te, un dipendente non è che se ne va, ha il lusso che si può permettere di andarsene in vacanza. E la giustificazione è motivi personali, grazie. Motivi personali, e poi faceva il storico Ambrosini, Carlo, che si arrampicava sulle montagne. Sulla montagna. Esatto, ha detto, motivi personali. Vabbè, camminata con Ambrosini magari era un motivo personale. Ma poi lo sugliete. Non è neanche da romanzo criminale, siamo in chiusura, non è neanche da romanzo criminale mandare il tuo allenatore anche...